Sinceramente, io quando pensavo, no, a questo video qua, prima della partita, ho detto, ma probabilmente col fatto che si va a giocare contro l'Ascoli in casa, date le ultime prestazioni, non tanto il risultato, secondo me inizio bellino il cappellino, no, di Natale, auguro un buon Natale a tutti, e, insomma, questa sei lì, perché comunque io personalmente mi aspettavo, sono sincero, di fare innanzitutto una buona partita. E poi di comunque andarla a vincere, dato che comunque, come detto prima, si viene, anzi si veniva da una serie di sconfitte immeritate, sia dal punto di vista del gioco e poi vabbè, anche dell'arbitraggio. Ho detto, si va già in casa, se si giocherà in casa contro l'Ascoli, che comunque fino adesso, anzi fino a prima, ora non lo so, era ventesimo, se non sbaglio, ho detto che forse per cosa si fa, ci sa vuole di riscatto, ecco. E quindi io pensavo di iniziare il video così, tutto bello, contento, con quest'osso di col cappello di Natale, come feci già, se non sbaglio, gli anni precedenti, facendo sempre video dei commenti di Livorno. E auguravo buon Natale a tutti, tranquillamente col sorriso, dicendo dai. Probabilmente ora cambieranno le cose, magari saliremo un po' in classifica e questo si qua. Invece sono qui a dirvi che la squadra veramente è allo sbando. Boh, abbiamo perso 3-1 contro l'Ascoli in casa e abbiamo preso due, anzi diciamo tre, perché uno è stato annullato. Comunque, gol dopo 6-7 minuti, vanto. Una squadra che non sa più cosa fa. Una squadra che gioca tanto per giocare. Una squadra che purtroppo io ho sopravvalutato, evidentemente, come già feci l'altro anno con la squadra l'anno scorso. Il problema è che io sento tanti discorsi. Discorsi che diano che la squadra è da Serie C, discorsi che è un casino, non si sa nemmeno se ci servirà questo passo. Io invece credo sì, di averla sopravvalutata, ma non qualitativamente. L'ho sopravvalutata come efficacia, ovvero secondo me può essere una squadra nella norma per la Serie B, squadra che a volte ti può permettere di vincere delle partite, altre che ti può fartele perdere. Però il problema principale non sta nella qualità, nella tecnica dei giocatori. Sta tutto lì, nella mentalità e soprattutto nell'incostanza della squadra di giocare le partite. Chiaramente lo so, siamo umani e so anche che magari le partite possano cambiare da squadra a squadra, cioè da avversario a avversario, siamo d'accordo. Però questo totale cambiamento che già si è visto, almeno io l'ho visto, dall'inizio del campionato, quando magari Livorno faceva due o tre partite bene, poi magari ne faceva altrettanto male. Ecco, secondo me questo è il problema principale che ha Livorno. Perché ripeto, secondo me qualitativamente, anche se non c'è una squadra che può spaccare il campionato, io rimango tuttora convinto che volendo può essere una squadra nella media per la Serie B. E potresti benissimo non lottare per qualcosa, perché ormai anche se la matematica no, non ti obbliga, però diciamo l'andamento e la classifica poco, anzi fa bene o male vesto, perché comunque non so quanti punti sei, non tanto dai playoff, però diciamo dal guarda giù, guarda dalla zona di recessione. E poi magari uno guardando la classifica può capire com'è Livorno adesso, a bene o male metà campionato, perché ne manca uno se non sbaglio per finire il girone di andata. Comunque, parliamo della partita, perché io sinceramente sono un po' sfavato, sì, posso non sembrarlo, però sono un po' sfavato per la partita, perché l'altro ho fatto rincorse per andare allo stadio per poi vedere questa serie. Comunque, parlando della partita, allora, primo e secondo tempo, pronti via il Livorno dopo nemmeno 10 minuti, pareggia
prende la bellezza di 3 gol, per nostra fortuna, anche se poi la sostanza non è cambiata, di visto 3 gol uno viene annullato per fuori gioco, infatti è stato gol valido, quando annullato gol valido, tanto che fa per l'ordine cronologico. Insomma, il Livorno dopo nemmeno 10 minuti si trova già sotto 2-0 in casa contro l'Ascoli. Primo tempo, oltre a questo, oltre al fatto comunque di aver preso questi gol, l'Ascoli tra virgolette si calma un po', non diventa più pericoloso, ma purtroppo nemmeno Livorno ha voglia di ripartire il risultato. Infatti l'unica occasione tra virgolette pericolosa che riesce a creare nel primo tempo è quel tiro alla distanza di Pasquato, semicentrale, preso facilmente dal portiere. Arriva il secondo tempo, Livorno sembrerebbe che abbia un po' di voglia di ribaltare, o perlomeno di cercare di riequilibrare le cose. Comincia ad attaccare, attacca, siccome non in maniera bella, però comunque qualcosa che riesce a creare, seppur male, fra lisci dei difensori, fra lisci gli attaccanti, qualcosa crea. Cioè, ha fatto stacchi al minuto preciso, se non sbaglio, era intorno al 20°, 22° nel secondo tempo, appunto, e Livorno, grazie a un autogol, anzi ad un liscio di Vaiushi, che comunque è stato uno dei rientri, e poi a un tocco involontario difensore dell'Ascoli, se non sbaglio Nava, fra l'altro terzino destro, e Livorno riesce appunto a trovare il gol grazie ad un autogol, appunto. Fatto sta, il Livorno prova, soprattutto dopo l'equilibrio della partita, rimane scoperto secondo me troppo in difesa, e alla prima, veramente prima vera azione dell'Ascoli nel secondo tempo viene purgato da un gol che non mi ricordo di chi, insomma so solo che cosa ha fatto, quello che ha fatto l'altro gol, ovvero Nava. Insomma, 3-1 Ascoli, la partita finisce così. Chiaramente, vabbè, mette anche il post, chiaramente finisce la partita, fischi da parte a curva nord, e io qui non sono d'accordo, o meglio, sono d'accordo sulla contestazione, perché ci sta. La contestazione però non devi farla tanto ai giocatori, devi farla comunque a, secondo me, a Spinelli, che nonostante io sono uno di quelli che non lo infama, perché comunque è grazie a lui se tante volte nella tua storia, proprio negli ultimi anni, hai visto svariate volte la Serie A, e seppur nei primi carciopoli addirittura hai visto l'Europa, con l'Europa League, anzi si chiamava Coppa UEFA se non sbaglio, a quel tempo. Quindi più di tanto, diciamo, uno non lo può infamare, però devi contestare il fatto che questo non spende soldi, e tutte le volte fa una squadra fatta di prestiti e di giocatori giovani, che per amor di Dio, poi può trovare anche il nuovo Maradona, però i soliti giovani non hanno esperienza in Serie B, dato che secondo me una categoria nella quale conta chiaramente un po' la tecnica, ma non solamente quella, anzi soprattutto magari la grinta, l'aggressività e l'esperienza magari di gestire determinate partite, perché comunque è più aggressiva la Serie B se si va a vedere rispetto alla Serie A, a parer mio. Ecco, il Livorno questa sera non ce l'ha, e Spinelli continua a non prendere giocatori, sì, e peggio ancora non continua a spendere soldi per provare almeno a fare qualcosa, e questa è la cosa che ti manda secondo me un po' in rombestia. Quindi secondo me la contestazione, più che ai giocatori, chiaramente sì, la devi fare anche a loro un po', però la devi farla soprattutto a Spinelli, perché comunque la squadra è questa. I giocatori più di quello sì ti possono dare, ma non ti aspettare miracoli, è quello la cosa che trovo, anzi che la cosa con la, nella valle è buona, la cosa con la quale sono in disaccordo, ecco, con le contestazioni. Per il resto è giusto fischiare, perché chiaramente, come già dissi, non in questo caso perché era riferito all'arbitro, però ora lo ridio in questo caso qui, alla fine noi siamo paganti, sia noi che veniamo allo stadio e sicuramente tutti quelli che lo guarderanno a casa, e così sembra più una presa per il culo, ecco, un po' di rispetto nei nostri confronti almeno. Non si pretende di questo è una sorta di messaggio alto che chiaramente non vedrà, ma solamente per dirlo, non pretendiamo di almeno io, ma anche tutti i tifosi, tutta la tifoseria, non pretendiamo di vedere, che ne so, Ronaldo, Messi nel Livorno, però solamente qualche giocatore di qualità che ti permetta di giocartela sempre con tutte le squadre, indipendentemente poi dal fatto che il risultato possa venire, speriamo di sì, però è solamente il fatto di uscire a testa alta, ecco, cosa che ieri secondo me non hai fatto, perché con tutto il rispetto per l'Ascoli, ieri se ti giocavi come hai giocato contro il Perugia, le mangiavi loro,
ma la grande, perché ho visto veramente delle scarzoni, soprattutto in difesa, con tutto il rispetto, anche se poi dice, beh, sei vinto 3-1, è vero, però, essendo voglio essere obiettivo, io ho visto degli scarzoni, soprattutto in difesa, per non parlare anche di quel giocatore, che non so come si chiami, di colore in mezzo al campo, che secondo me è solamente potenza fisica, basta. Perché tecnicamente era abbastanza un cane, vedi, fra l'altro lì ha fatto clamoroso dentro l'aria nel primo tempo, se non sbaglio. Insomma, vabbè, insomma, detto questo, niente, io purtroppo sono un po' giù moralmente per questa CV, e boh, diciamo che dal punto di vista calcistico, dal punto di vista, diciamo, del Livorno, e il panettone, anche se non mi cade, mangio il pandoro, mi va giù male, ma andrà giù male, perché la situazione può essere drastica, è una squadra allo sbando, purtroppo non è nemmeno tempo da, non lo so, di fare una sorta di, tra virgolette, riunione, no? Diciamo una sorta di pausa per poter riesaminare le cose e vedere un po' di uscire da questo periodo, perché se non sbaglio, non vorrei dire la cavolata, perché lo sapete, io la partita dopo, purtroppo, tutte le volte la guardo mentre monto il video, tanto mentre poi il video viene caricato, metto lì, vado sul sito e me lo guardo. Se non sbaglio, Livorno la prossima gioca il 28 all'incirca e va a giocare laggiù a Lanciano. Sarà secondo me un'altra partita difficile, perché Lanciano in casa dà veramente fastidio, o perlomeno a Livorno ha sempre dato fastidio, e quindi diciamo che non ha nemmeno quel tempo necessario per riflettere, no? Per riflettere un po' sulle idee, sull'andare avanti, su come andare avanti. E niente, detto questo, appunto, il video finisce qua. E niente, nonostante tutto, auguro un buon Natale a tutti, spero, non lo so, che il panettone va di traverso, cioè sono riusciti a Lanciano, magari, non lo so, la prossima partita si possa vincere. Chiaramente lo dico in un tono e in modo scherzoso, ci mancherebbe. Via, detto questo, buon Natale a tutti un'altra volta, auguri a tutti, e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao.